Quindicesima edizione di Co.Co, un filo d'olio nel piatto, la kermesse andriese promossa dal Comune di Andria, assessorato alle radici in sinergia con la Regione Puglia, entra nel vivo. Esauriti i preparativi, si va dritti verso la gara che coinvolgerà sabato 25 marzo 10 giovani chef della zona euro-mediterranea. Oltre al concorso però c'è anche un ricco cartellone di suggestive iniziative in programma dal 23 al 26 marzo. Questa mattina la conferenza stampa. Co.Co è emblematico per la città di Andria. I successi che ha avuto da quando è stato istituito hanno permesso di elevare la ristorazione della città di Andria, hanno permesso di dare valore all'olio che è l'elemento base, principe della dieta mediterranea, che ha un riconoscimento UNESCO, ma anche perché Andria produce quantità di olio che sono pari al 28% di quel oltre 50% che l'intera Puglia produce. Quindi è importante ripartire da questo obiettivo, ma noi dentro riteniamo che ci siano anche altri aspetti come quelli culturali, sociali. Per esempio, la rappresentazione plastica di come culture diverse del Mediterraneo possono trovarsi e possono coniugarsi attorno alla tipicità di alcuni prodotti identitari di questo territorio. La Coldiretti, attraverso la nostra OP, l'Organizzazione dei Produttori Puglia Olive, ha fortemente voluto sostenere questa iniziativa Co.Co di rilancio di questo che non è solo un brand del territorio di Andria, ma è un modo di vivere e di approcciarsi rispetto all'olio extravergine di oliva, e quindi non potevamo non essere presenti e supportare questo meraviglioso messaggio di oli di qualità, sperando che ovviamente travalichi i confini provinciali e regionali e che di anno in anno ritorni ad alimentarsi di progettualità. La strada dell'olio ha nei suoi obiettivi istituzionali la valorizzazione del territorio, far conoscere le aziende produttrici olivicole frantoiane insieme con la maestria che loro sanno mettere e quindi con il territorio che quel prodotto riesce a dare e quindi certamente con entusiasmo, insieme con il distretto agroalimentare, ci siamo tuffati in questa esperienza. Questo territorio è naturalmente evocato, ma è il territorio che produce in assoluto la maggiore e la migliore qualità, la maggiore quantità e la migliore qualità di olio extravergine d'oliva. Siamo leader nell'ambito dell'olio extravergine di oliva e purtroppo, come mi è capitato di dire in altre circostanze, mi piacerebbe che qualche giornalista tracciasse il percorso di una cisterna di olio che, partendo da uno dei tanti frantoi andriesi, bicegliesi o di Cerignola o di altre parti del nostro territorio, va a chissà dove. Non sappiamo dove vanno, ma se li seguissimo, se riuscissimo a capire dove vanno e che fine fa, probabilmente ci renderemmo conto del mancato successo del nostro olio extravergine. Da un punto di vista commerciale, i mercati spesso non premiano la nostra qualità perché non conoscono la nostra qualità. Ci rendiamo conto che in questo momento gli imprenditori vivono una contingenza particolarmente scomoda, vuoi per motivi di sicurezza, vuoi per motivi di burocrazia, vuoi per motivi di economia, perché è chiaro che il sistema generale è in questo momento un po' al collasso sotto tante forme. Le istituzioni non possono far finta di niente, devono costantemente andare a bussare alle porte di chi a livello più alto ha il compito, anche sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista della gestione, di garantire determinate condizioni, ma questo lo possiamo fare soltanto in rete, in squadra, come diciamo sempre. Abbiamo la necessità di far capire quanto i nostri imprenditori molte volte siano penalizzati da leggi che non tengano in considerazione che cosa significa produrre oggi, produrre al sud, commercializzare in un mercato che è sempre più esigente.